momento di parlare dell'etica delle imprese e lo facciamo con Ramona Bavassano di responsability.co, che appunto ha appena parlato nella sala convegni di quella che è una best practice del Corporate Social Forum, che si occupa appunto di responsabilità sociale d'impresa. Benvenuta al premio. Grazie. Ramona, di che cosa si tratta esattamente questo forum che fate poi non in Italia, comunque si è tenuto all'estero? La prima edizione si è tenuta all'estero, la prossima sarà itinerante per il mondo. Quello che facciamo è, in un territorio, una dimostrazione pratica di come si può agire localmente pensando globalmente al senso della responsabilità sociale, ma dello sviluppo sostenibile soprattutto. Quindi andiamo in un territorio, in questo momento abbiamo scelto il Brasile perché non c'è crisi, c'è tanta ricerca di partnership con l'estero, c'è tanto impegno a vedere gli errori che non devono fare per non diventare come noi per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, il rispetto dei diritti dei lavoratori, l'interesse delle comunità. E quindi noi portiamo la metodologia di organizzazione di un evento che coinvolge tutti gli stakeholder e li invita a lavorare insieme con l'aiuto di esperti internazionali che fanno degli interventi sui temi più importanti per la responsabilità sociale d'impresa. Una particolarità di questo social forum è proprio quello che è multi-stakeholder, cioè fare rete e unione, no, alle imprese. Esattissimo, infatti nel nostro forum che abbiamo fatto in questa prima edizione in Brasile, nel sud, a Bento Gonçalves, abbiamo invitato imprese, organizzazioni non governative, sindacati, unioni di consumatori. Perché per fare vera responsabilità sociale d'impresa, cioè per tener conto del proprio interesse al profitto e dell'ambiente e della qualità della vita delle persone, è necessario coinvolgere le persone. È quello che di solito le aziende ancora non fanno. Fanno piani di responsabilità sociale d'impresa, vabbè, fanno la beneficenza, fanno le azioni di marketing, vabbè. Però manca questa parte di coinvolgimento del territorio, che poi è quello che è fondamentale, perché se io faccio un'impresa, qualsiasi impresa, anche un'organizzazione pubblica, anche una famiglia, anche un gruppo di amici. Anche perché espressioni di cultura, non solo di impresa, ma anche del territorio in cui l'impresa opera. Certamente. E questo è l'aspetto fondamentale che noi riteniamo che sia sottovalutato, e quindi lavoriamo con amore, con impegno, perché immagina la difficoltà, insomma, di convincere stakeholder diversi che passano il tempo a litigare a venire insieme a parlare di best practice, ognuno presentando le proprie best practice di responsabilità sociale e facendo anzi progetti per immaginarne di nuovi, perché poi con il supporto del comitato scientifico noi siamo in grado di avere idee che vengono da altri posti del pianeta, e costruiamo in questi giorni la banca dati virtuale con tutti i casi di best practice che sono stati presentati nel forum, che quindi rimarrà ai posteri come questa intervista. E che è consultabile per un utente che ci sta in questo momento vedendo? Certamente, adesso stiamo facendo le traduzioni perché si è svolto tutto in portoghese, un po' in inglese, quindi adesso cerchiamo di fare i sottotitoli nelle altre lingue, però presto tutto sarà visibile sul nostro sito, che ce ne sono diversi, ma www.corporatesocialforum.com, oppure in portoghese forumsocialeempresarial.com, oppure anche con il link dal sito del gruppo di consulenza di cui io faccio parte, che è responsability.com. Benissimo, dal Brasile a un tour itinerante, quando è auspicabile una data in Italia? Appena ci mettiamo d'accordo con le parti interessate localmente. Benissimo, grazie a Ramona Bavassano, grazie, di averci raccontato questo momento di aggregazione per le imprese per parlare di etica e non solo, applicarla. Grazie ancora di essere stata con noi.